posso andare. Ciao belli, come state stamattina? State bene, sì? Quanto bene vi ho voluto, Arcestino. Io lo so che brutta le navi, ma tutte le mattine lo sai che ho bisogno di dire la medesima zuppa. Accidenti a quel giorno che Pasquale mi viene lì e mi disse: mamma, prendi la mia moglie in cassa, è tanto bella. Accidenti a lei, alla sua razza infamata. Se non fosse per il bimbo, per il mio, le butterei tardi, le butterei. E invece mi tocca puffarmeli. Mi fa dannare dalla mattina alla sera. Abbattemi in questa merina. Ci piango, ci piango. Tu lo sai che le patisco, eh? Arturo, ancora tu muovi, è vero, patisce. E tu sapessi ancora lei quante lacrime fa. Meno male lei è sciamata e lonzola e che gli vuole bene. Ma anche te, a lasciarla così tanto presto, o la dovevi lasciare? Accetta. Quanto mi manchi. Perché devi sapere che tutto a me tocca fare questa ascia. Allora guarda, ti faccio più io, ti giro più io che l'orologio del dammo. Quanto? Ma devi stare molto attenta, eh? Devi stare molto attenta perché ti giuro in sulla tua tomba che un giorno io scoppio. E se scoppio io e te mi annunci la bomba atomica, diventa lo stranuto, diventa. Hai appetta? Perché tutto a me tocca fa. E ora sono calma. Anzi, sarà meglio cerchi le mutande, perché se no me le scaldo me le metto. Vieni, dove saranno le mutande? Ho detto levati! Tu scoppiasse, tu morisse, ti venisse un accidente, ho detto levati! Ci mancherebbe anche lei di mattinata, guarda, poi se devo il caffè non mi riesce a trovare le scarpe. C'è già. Donna! Vieni, bella! Guarda un po'. Vieni. Ti piace? Ti piace? Ho buttato tutta all'aria! Queste sono vecchie! Queste sono di bianco, sono della mia ugnata! Questi sono della bimba, questi sono piccini, ma dove sono quelle scarpe? Nada da un cane, to! Belle visto, mi metterò queste che mi fanno anche male. Ho tutto per buone. Ho ma cosa c'è? No, ma è la moda. Collata? Sì. Cos'è? Accidenti, ti si vede bellio. Ma mamma dov'è? Non c'è ancora levata, la nostra maledetta, mi sento strugge perché c'è da fare tutta la spesa, c'è da fare. Mamma! Mamma! Ma senti la luce della tempesta, mamma! Mamma, ma sei sorda? Ma cosa c'è? Cosa c'è? Pagherei a sapere dove mi ha messo le scarpe di Amosso, mi riesci più a trovarle? E lei cerchi da me le Amosso, ma cosa vai ne sa per le Amosso? Le scarpe. Perché Dio te ne sa far causa, eh? Ma me l'ha chiesta la zia e io le ho date. A chi è? Alla mia nonna! Alla mia ugnata? Allora quando ritorna si ride mamma e si fa il 2 giugno! E il 20 settembre, d'altra parte la mia zia! Ma come bella di nonna? Ma sai che ne io ne tu massi per vedere e che quando sorte di asa come minimo mi si augura di rimanere sotto un piramuzze! O guarda se può perdere le scarpe a tua madre! E poi l'avessi anche pagate poi io! 8.000 lire l'ho pagate! 8.000! 8.000 l'ha pagata! E poi la mia roba la deve lasciare sta! Quante volte gliel'ho detto! Io pagherei a sapere cosa ho fatto di male nella mia vita per avere un'ora così! Allora non dio nulla, eh! Ma se oggi o domani morissi e andassi all'inferno, mi sembrerebbe essere nel paradiso terrestre. Mamma, ma che discorsi fai? Prima deve morire lei lì, diavolo! No, ormai bella, non muore più, perché se fosse stata una brava donna, il mio figliolo, il secondo giorno che l'aveva sposato, lo lasciava vedere, lo lasciava, hai capito? Mamma, si va a fare la spesa. Sì, vai bella, si va a fare la spesa, oh! Prendi la borsa per metterci i vaini, tanto per la spesa basta il borsellino, vero mamma? Oh no,
Sta a sentire, comprami tutto, non ti scordare di nulla, sì. Non fare tu soldi. Va bene, mamma. Sta a sentire, la cipolla, l'aglio, il prezzemolo, la pastina, la conserva. L'olio lo prende perché ce l'ho già. Ce l'hai tanto, e poi mamma, prendi sentire. Qualche cos'altro. Sì, come va ti bene, mamma mia, ciao. Ah, ho detto, senti, se passi giù dal tabaccaio un gobbino, ti fai dare 2 etti di tabacco maubino e 2 etti di scandetta. Sì. Hai appeso? Sì. Aspetta che ti do soldi, eh. Portami il resto, hai capito? Il resto voglio. Accidenti, via, ciao mamma. Ciao bella. Dove andiamo a piedi? Odette! 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 È già andata via. Ma cosa c'è? Le gambe vengono ancora le lì. C'è qualcosa che va e me lo devi dire, capito? Ha bisogno di Marini. Toma, piglia. Ti ho detto non ho nulla. Non ho bisogno di niente. Ma cosa dici? Che non me ne sia accorto. Ma te pensi davvero che un babbo un conosca il suo figlio? La notte un mangi, il giorno dormi. Ma cosa mi fai dire? Se c'è qualcosa che ti preoccupa, e me lo devi dire, sono tuo padre io, hai capito? E c'è. Che sono innamorato, ecco. Sei innamorato? Ah sì? E scommetto, di una bella bimba bruna e come lei c'è nessuna. E io sa cosa mi vedevo. E tutto questo ti tormenta. E ci dici chi è? Noi ti si dà il consenso. E va tutto al posto, no? Ma mi fa così semplice a me, non lo so. Sembra semplice. Vedi, babbo, a noi ci si vuole bene. Ok. Però ho paura che in casa qualcuno insomma non voglia. Allora guarda, se fossi preoccupato mi scapperebbe da ridere, ma da ridere per davvero. E ci pensa tu, ma verrai a convincerli, tanto vero, la conosci o me tu madre. Basta a lei vada bene e deve andare bene a tutti. E poi specialmente se si tratta del suo figliolo. Sì, ma è bene perché la conosco. Che non le posso dire che. Dillo, ma ti devo levare le parole di bocca alle tenate. Non le posso dire che la ragazza vuole sposare. È Mara. Mara? Ma Mara la mia nipote. Sì. Bimbo, non vorrei mia far scoppiare la terza guerra mondiale te. Te lo sai e tu ma un po' patì nessuno di asa mia. Allora, cosa ci posso fare? L'unica cosa che ti posso dire è dimenticatela. Ecco, ma poi mi domande Dio, fra tante ragazze ci sono proprio le lì, dovevi andare a scegliere. Lui, Sergio, sta a sentire tuo padre. Te, un di nulla a nessuno. Quando troverò il momento, ci penso io, eh? Sì, ma sì. Ci pensi te? Sì, ci penso io. Grazie, mamma. Va, va, vai. E ci penso io, è una parola, ma potevo star zitta, ma ormai ho fatto.
grammi di sedano. Anche un po' di ravioli, di cose. Prendi le cipolle, no, quelle no, quelle no, ti fanno male. Uno dice sì, ce lo sapete. Dice le cipolle. Pinocchi ci sono, no? Mamma mia, le trovo un po'. Guarda, però prendo uno di questi lì, eh. Va, metti questo. Ma mamma, grazie. Il zafona va qua, che le va anche lei. Le carote, prendo. Via, le carote, l'odori, me le dati? Sì, va bene, via. Pesami tutto, vai. Manca altro? Penso di no. Appunto non si prende perché me l'ha dati poi, no, mi doveva dire, va. No, le palpine, no, ma se si spangia il minestrone, vado a fare tutto. Va, fammi il tocco, va. Io pagherò il sapendo che l'ho messo. Dove l'ho messo? Sora Corinna, sora... Perché era poino meglio se mi facevo sopra sul maresciallo. Ma cosa fa sul maresciallo? Ma di mattinata mi viene a rompere le belline. Ma no, signora Corinna, io ero venuto a chiedere per favore se poteva darmi una lavata alla camicia, perché stasera devo andare... Dal vinaio. No, ma no, che c'entra? Devo andare in casa di certa gente e... Sì, perché quando vado al vinaio ci va per scusa. Allora deve più meglio un cammello rifornimento, non sono scontato. Signora Corinna, lei ha sempre voglia di scherzare. Scherzo, la giovane, io scherzo. Ma non ne ho da più di quella volta che penso in casa e mi dice, sono la Corinna, domani la minaccia me la fa in cervello. Beh, ma quella è acqua passata. No, era vino bevuto, di molto bevuto. Va bene, signora Corinna, ma mi dica, per la camicia posso contarci? No. Me la dia, via, cercherò di lavarne perché è lei. Ecco, ecco, grazie. E tante grazie, signora tante Corinna, grazie. E arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Oh, Iovi, se facevo un altro arrivederci, ci rimanevo a chilosata, ci rimanevo. Chi è lui? Non te l'ho detto, è il suo maresciallo. È vero che paga bene per quello che si fa, Ma il guaio è che paga, paga la minobra. E quando c'è da fare qualcosa, è dentro a me. Ma non ci pensate, tanto cosa mi rincorra, che anche la minogra deve scoppiare e venire da voi. Sì, proprio sì. Impegno bimbo e non so come fa a affrontare la situazione, la verità è questa. Ma sei lì? Ma dove l'ho detto?
niente! Oggi mattina ti affiasco! Bimbi, non correte tanto, vi sbucciate i ginocchi, poi urlate e piangete! Come sta il pedino? Ti vedo bene, sì. Ma questo vino ti fa male, te l'ho sempre detto, vero? Io ti devi tenere a modino. Via. Allora ci vediamo, dentro. Vediamo, saluti mia fedina. Via, ciao, ciao. Ah, lo sapevo, guarda. Il tabaccaio mi sono andata. Beh, lo vede. Comanda. Che lo vede? Ma me lo vedi da fare la spesa? Ho detto che vai. Ma dal botteghino dell'occhio, sono segnata mio marito. Davvero, come te lo sei sognato? Vestito. Era meglio, ma se te lo sognavi in niente. Magari, dai. Ciao, bello. Ciao, ciao. Oh, Yomi. Mamma mia. Vieni, da. Mamma. Perché se no, qui. Mamma. Sora Orina! Ed io come sei diventata aristocratica? Cosa c'è? Cosa va? Non male risposto, guarda. Ecco. Sta settimana se ti voglio dire di nosa. Sì. Mi devi rispondere subito. Sì. Cosa ha fatto te stamani mattina a Amelia? Io? Sì. A quell'infamata della tua moglie? Sì. Non l'ho fatto proprio nulla. Ci mancherebbe altro di rivolgersi la parola a quella santa donna. Ma come nulla? Sei venuta giù in bottega, me ne ha detto di otte di crudele. E tu mandi via e tu mandi là. Vedete per cosa l'ha fatto. Ma io non l'ho fatto nulla, ci mancherebbe altro. Ah, sì. Allora lo vedi, ne ha fatto qualcosa. No, dicevo, sì, a meno che mi sia dimenticata stamani mattina, quando è passata, l'ho dato il buongiorno. Ecco, o te a dare il buongiorno. Domani te la lampagnavo lì. Ma lo sai, e te, ma piglia poco per nulla lei. Ma... accidenti, a quel giorno che l'hai sposata. Ma se davi retta a tua madre non ne facevi di nulla. Ma non ha messo no a te, vi si vuole male, però quando la si ne è cascata allora vi pentite. Accidenti, a quel giorno... E non mi ha dato retta, non mi ha dato retta, mi dovevi dar retta perché io sono anziano, sono più vecchia di te, queste altre le sa, le sa. Accidenti, a quel giorno sono tornata a star qui. A Montinero dovevo tornare io. A te? Sì. E questo sarebbe ringraziamento, eh? Per la riconoscenza ci abbiamo da figlioli. Quando sono piccini ti fanno stare con il cuore in mano. Tutte le ore ne fai. Anche per un tavolino di marmellata. E te, povera mamma, eh? Ti tenderai con gli scoccatti nel cantino, ma rialzati che tu madre nel cantino non ci va, tu madre nel cantino. Perché c'è i ragnateli, c'è i ragnateli. Ma chi ti ci va andare nel cantino? Non ci vuole andare nessuno, non ci vuole andare. Non avere paura. Non ci vuole andare. Ma siamo come le nuzze. Mamma! Pasquale, ma lo vedi mamma si sente male? Ma no, lui me l'ha preso un coccolone, ma guarda, ma fa qualcosa, chiama l'assistenza, chiama il 113, ma come la nulla, guarda che te tua, ma ti devi dire, gente, gente, avrete di madre, madre, ho il male spavento, la mia mammina mi lascia sola, mamma, guarda. Guarda, mi sono la figlia, oh, ma non mi guarda male, Pasquale, guarda che occhi bianchi c'ha, e sembra una triglia gelata, mamma mia. Ma mi dici cosa c'ha la scena di guerra? Io mi sento di morto, ma di morto bene, e in tasca chi c'ha rabbia? Oh, mamma mia, spavento, mi son presa, no. Mamma, ma t'avevo visto tanto giù e mi sembrava tu ti sentissi male. Per forza m'ha visto giù, sono a sete, eh? Ma non mi vedi aiciata! A proposito di male, Pasquale, o Amelia me sta? Qualche coccolone, qualche braccio rotto, qualche cocciolo scocciolata, nulla? Sta di molto, ma di molto bene. Ecco, ma io pagherei a sapere perché ce l'avete, così tanto lei. Ma cosa va fatto? Cosa ci ha fatto? Sì. Ma come se cosa ce l'ha fatto? Stamani è quella nulla, vedi? Sì, ma non siamo neanche ancora a buio. Ecco. Poi me lo lasci sta per pupalegno lì. Vieni, vieni, fammi vedere cosa hai comprato. Ho comprato tutto, mamma. Guarda gli odori, il tappeto, i pomodori, la cipolla. Il sedano. Il sedano, ecco lui qua. C'è. Cavolo, le patate. Sì, le patate ci sono, mamma. Come vi... ecco. Il cavolo avevi detto ce l'avevi, vero? Ah, ce n'è uno braccio di là. Basta, sì. Basta. Oh, mamma, oh. C'è. Ho girato tutto, Livorno, Pinocchi, non ce n'è più.
Hanno fatto la retata? Ma si vede, mamma. Volevo il compenso. Sì. Per il pizzimano ti ho portato questo, è lo stesso. Ho detto, tu nel pollo per il pizzimano, io ho dato la e ci ruzzo. Senti, mamma, cosa ha pensato? Mannaggia. Via. Mamma. Cosa c'ha, eh? Mamma, guarda, fammi un po' un piacere, guarda. Sono questi pantaloni, va bene se quelli ci vado a lavorare, ma di tutti macchiati, vicio i bottoni e vengano via. Di dietro è tutto scucito. Dammici un po' una rassettata, vai, una sistemata, eh? Con l'occasione anche una stirata. Ma fatti bene. Va. Oh, oh. Ma Dio, queste occhie, eh? La tua moglie in telefono fa. Si sciupa le mani la alteccia, ma perché? Ma come? Ma perché non pensa tua madre, eh? Per la tua donna di servizio! Ma dici, vai, che nemmeno tu lo sapessi, questa povera disgraziata soffre di aura! Soffro di aura io, soffro di aura! Ma la volete finire? Ma cosa ho fatto io, eh? Non ci hai fatto? Sono sempre stato via a mettere il po' per la pace in questa asa! Siete, E mi aggredite così! Ma è meglio me ne vada, guarda, è meglio me ne vada. Dovevi sposare quella disgraziata. Ecco, cosa ti ci ritrovavi? Aspetta, vieni, io la faccio da mangiare, faccio tutto. Sì, però ti volevo dire, mamma, sì, che io vado di là a fare un po' le amere, eh? Sì. La mia e la tua, perché la mia è pulitina, ma la tua... Sì, vai bene, vai bene, vai, corri. La spesa più pesante tocca farla a me. Pare impossibile, eh? Ma quella stramaledetta della mia suocera ti facesse mai nulla? Oh, ci sarà in casa? Sergio! Sergio, ci sei? Sì, lui c'è. Via Amelia, tanto tocca a te. Ma l'ultimo scollo, vai, datti da fa. Oh, me ne stanchezza, bimbi e piedi. Che dolori, oh! Sergio! Oh Sergio! Sì, ma bello è sentito lui lì. Capace c'ha la radio accesa a tutto volume, maledetta la sudanza, a me mi fanno male anche i piedi. Aui, aui, aui. Ancora ci sei? No. Sai, Osa, ti sei rotto il nodo del collo per venirmi incontro. Dai. Oh, Ade. No, sta a sedere, ti potresti scollare. Accidenti alla tua infamatissima razzaccia. Visto, Ade, tutto da me. Mi dici un po', dov'è quella brava persona che abbaia ogni qualvolta viene nominato il suo nome? Ma di che parli? Ma come di che parlo, per tesoro? Ma della tua nonna, che il buon Gesù me l'ha stioccata sulla terra per farmi scontare quei peccati che non ho. Oh, in me se non ci avessi avuto lei donna era. Pare impossibile. A quell'infamata gli manca sempre qualche cosa. Ma come le devo dire la sua mai non la voglio? Cosa hai fatto? Hai perso la lingua, cosa c'è? Dai, stavo pensiero.
Cosa ha fatto stamattina? Cosa gli manca? L'olio. Chi l'ha preso? Ci avevo fatto il segno e si vede di molto, ma di molto bene. Si vede, sì. Mi sembra che ho preso il raffreddore nella bottiglia. Ecco, ma come le devo dire che la sua roba io non la tocco? Già avrei paura che fosse avvelenata. Chiaro? Oh, bella donna! Oh, guarda che me ne manca un gocciolino cos'è. Così? C'è. Se ieri sera il candelo dei cristalli ce lo zuppava meno, me ne mancava meno d'olio. Ha capito, H? Sempre c'è. Ecco. Sempre c'è. Un ne c'hanno mai nulla e a nonna la roba li sparisce. Già. Anche quello fu un mistero, vero? Come quello degli orecchini. Un misterone quello. Diavolo. Hai capito? E tanto quel giorno al Monte di Pietà ci andò per burletta. Digna tu la tua donna, va? Oh, bella donna! Io quel giorno al Monte di Pietà ci andiedi per salutare il celulette che ha visto nascere la mia tettina. Ma bella donna! C'è. Mi si è preso le dalle mentre impegnava. Oh, scandalo! Rovina famiglia! Sergio, fai un piacere a mamma, bellino. Sì. Ora, quando scendi, vai in cima alla strada, no? Ci stai solo reste. Sì. Lo sai, no? Vai su e gli dici, mi manda la mia mamma. Ha detto, se per piacere mi può pagare quella roba. Vai. E se non me lo può pagare? Se non te la può pagare, dici, ha detto mamma, oggi viene lei. Gli do un ciaffone e mi rimane mezzo chilo di ciccia a mano, guarda. Te lo dico io. Vabbè. T'ho detto, vai, non stavi bellino, ti pesano i piedini? Forza, datti una mossa, no. Ciao bello. Dov'è Pasquale, eh? Deve essere di là, deve essere. Pasquale! Zitto. Sai, mai ti rispondesse alla prima lui lì. Pasquale, rispondi, vado mancare. Oh, non lo chiamavo più un cane, sai, perché non voglio. Non voglio e non voglio. Davvero? Cioè, e vuol dire che lo chiamerò nato la magna. Speriamo che quando entro nel canile mi dia morso un polpaccio. Ecco, ora ci siamo. Pasquale! Cosa vuoi? Ma mi dici un pochino se c'è da urlare tanto, eh? Un c'è venuto da stampace in questa asa, ragazzi. Ma, uno so. Metti su pantaloni, vai, guarda un po' se perdi quel cosino lì che c'hai. No, perdo ben nulla. Sai con cosa ruzzo questa notte? Vieni qui Pasquale, vieni dalla tua moglie, vieni. Cosa vuoi? Mi fai un piacere. Mi vai in casa dalla sora Zaira. Valieni dice, ha detto alla mia moglie che oggi non ci può venire a pulire la sua asa. C'ho da pulire la mia, guardami. Pare nato Paola. Come si vede ci manca la mano di una donna, vite. Coccia? E io c'è un dottecco già sarei, un pompiere, eh? Ma perché? Lei crede di essere elencata nell'elenco delle donne? A prima vista mi sembra l'incrocio fra un filibus e la bombola di pipigosse. Ah, ma allora domani mattina le voglio, eh? Ma guarda che ce le voglio, te le do. Io sono dispostissima a darti. Corinna, vorrà mia per caso la pelle dell'occhio ne porti a piedi, vero? Una è mia la prima volta la zombo di volte, vero? E poi ci manda la sua figliola, quella ammellona. Ce n'ha anche per lei, vero? E sì, lo sapete chi è la... Ma volete finire, eh? Fate la burletta, fate altre letiate. Ma mi vergognate! Testa zitto, Ercole! Ma senti, vedi. Ma fa la burletta! Piuttosto, ascoltami, guarda. Cosa c'è? Ti devo parlare. Sta senti, c'ho una cosa deviata da dirti. Mamma, ma te c'è nulla da fare? No, il povero è spento. C'ho nulla da fare. Ecco, ma poi andrà a fare qualcosa di là? L'ha sentito il mio marito c'è da parlare con me in segreto? Eh? Si vuole parlare al segreto al suo con mio marito? Calmati, eh! E tanto per incominciare, se c'è tutti questi segreti, usiamoli all'FBI, chiappi, e ve ne andate in camera vostra e vi svelate tutti. Io rimango del mio regno, il regno di Curinna, vecchio, e da qui. Ve ne andate voi, ve ne andate. Pasquale, guarda, andiamo in camera. Andiamo in camera perché sapete la sbarbo, guarda. Giastruito, maledetta. Andiamo via. Qualche volta che mi rimane la penna a mano, qualche volta. Hai appetto. Maledetta sia. Io te vado via. Hai appetto. Ecco, cioè, ci sono venuto adesso, eh? Ah, diavolo. Ma così non perdi mia cazzo. Ah, diavolo. Ora, la faccio in che piano piano. Brutta popa di strega infamata, stramaledetta. Allora, guarda, te lo garantisco, te ti faccio diventare orfano, te lo dico io. Ma la puoi lasciare perdere, eh? Uno vedi che è vecchia. E
Amelia, sì, piuttosto, guarda, ascolta a me. Guarda. Cosa c'è? Cosa mettiti c'è? Mettiti a sedere, mettiti a sedere. Guarda, ci mancheresti anche te, mettiti a sedere. Io mettiti a sedere. E non so importante, ve le ti devo dire. Ho visto, mi metterò anche a sedere. Sì. Forza, chiacchiera la sbaglia perché c'è anche zacche e mezzo da fare. Via. Mi prometti prima che qualsiasi cosa ti dio un t'arrabbi? Te lo prometto, però muoviti, bellino. E c'è? E c'è? E c'è che? E c'è che? C'è che il tuo figliolo si è innamorato, ecco. E tutto vedi, il discorso c'è da fondo. Poi, ma è tanto semplice, bellino, le ci dà il consenso e non se ne parla più. Sì. Ma non è così semplice come pensi, no? Perché? Una è una brava ragazza. No, per l'amor di Dio. È una squilla. Per quello, no, 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 per quello non c'è nulla da dirci. E allora? È buona, brava lavoratora, fa tutto a casa, lava, stira, usa. Sì, per questo c'è nulla. Allora, forza. No, no. Allora? Allora... E allora ho paura e suma ho voglia. No, non ti preoccupare, bello, se per quello lo sai, vero? Ci vado io a parlare con sua madre. E ce la convinco io, te lo sai, vero? Sono tanto brava a convincere la gente io. Non ti preoccupare. No, 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 guarda, guarda, qui ci deve essere un errore. Che perché chi un vuole non è tanto la mamma della sposa. Va bene, ecco lì ci sarà su problemi da affrontare, Sì. E chi allora? È la mamma dello sposo. Ma ti ho detto non ti preoccupare, vado a parlare anche con lei e tutto si chiama. Ma sei diventato scemo? Ma cosa ci combina io che non voglio che il mio figlio si sistemi? Ma se c'è un piacere in mezzo, che mi fidiamo trovi una brava ragazza. Sì, diavolo, sì. Un sommia come tua madre, che Dino non voleva. Ma te sei contenta, perché non sai chi è la ragazza. Quando saprai chi è, allora ho paura che tu cambi idea. Ma si porta per chi è? Ti manzerà mia il mostro della mia salaria, per caso, vero? È bada, ecco. Bellino, il nome è breve e corto, sì, quando la chiamo ci... Mamma, era la tua nipote. Sì, ma... La figliola della tua sorella? Hai capito bene. Mara, la mia... Allora, queste vi sono per te, per tua madre e per la tua sorella. Mara non ce la metto perché non c'entra. Ma hai capito, Dio. Vorrebbe darmi figliola a quelle bestie, ma nemmeno per idea. Lo faccio frate piuttosto, te lo dico io. Senti, no, insomma... No, no, no. Insomma, per il bimbo bisognerà fare qualcosa, no? È per il suo bene. Per il suo bene? Ah, e te me lo chiameresti bene, questo? Buttarmi il figliolo in pasta a leoni lo chiameresti bene, eh? Non ti sembra già tanto la parentela che c'è fra di loro? Ne vorresti far diventare anche socera? E cosa ci sarebbe di male? Sarebbe sempre meglio di lei. Non ci pensi che anche te diventerai socera? Certo, bellino. Solo che io sarò una socera moderna. E non la brutta vecchiaccia bavosa buzzo verde letiona rovina famiglie come lei. No, 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 no. Non c'è nemmeno da parlarne, non c'è, guarda. Io certo non ne parli di quella disgraziata, non ci vorrei essere. E se attivo me nota, figuriamoci come socere. Era lì che ce la volevo. Allora lo dice anche lei, che le socere sono cattive. Oh, e poi di cattivo bombe. Non c'è nemmeno da parlarne, ho detto. Il mio figliolo non ve lo puppate. Ma lo dici te, ma vedrai che ci metterò le mani e ti faccio vedere. Addio, vai via. Io mi taglio le mani. Amelia, Amelia, ma cerca di riflettere, è per la felicità dei bimbi, te lo vuoi mettere nel capo, Ma cosa ci può mettere nel capo le pupponille lì? Il mio figliolo lo faresti morire? Ma guarda, lo dirigi, guarda, fammi andare io, Amelia, ma non fa tanti riflettere, Amelia, cerca di riflettere. Ma senti, me urlano, non ti vergognano nemmeno, ti vergognano. Tutto avvicinato affacciato alla finestra, vergogna. Ci verrà mamma, che anche a voi non morde. Sì, è un morde, eh? Ma ora mi sentano me, va se mordano. Oh, cos'è questa infusione, vergogna? Ti si senti fino a fondo al corridoio? Ma senti davvero? Odette, ti dovrei fare la domanda. Però questa volta mi dovresti rispondere con sincerità. E non come fai sempre. Un po' mi offende, vero, perché sono sempre stata sincera. Anzi, sincerona. E tu manco orgona. Dunque, ti volevo domandare questo. Il consenso alla tua figliola di fidanzarsi in casa ne dareste? Diavolo che glielo darei, diamine. Prima cosa per fosse un bel ragazzo. Lavoratore, risparmiatore...
che ci avesse un bel conto in banca, no. E anche se ci avesse una laurea. Diavolo, Dio, Dio, ti accontenti di un franco e venti? Diavolo, tanto la mia figliola è gobba, è no. Casta e pura come un giglio. E non è come certuno, è vero che prima di sposa l'hanno fatte più che cacco. Oh, cacca! Ricordati bene che quando vedi l'imbecille del tuo fratello ha preso me, anch'io ero casta e pura come la rosa. Sì, ma spampanata! E tu madre un'altra volta! Ma poi tutto questo giro di parole, mi volevi fare una domanda o no? La domanda te l'ho già fatta. E allora dillo. Quello che ti volevo dire ora era tutta un'altra cosa. Pare, dice, sembra che il mio figliolo si dovrebbe mettere a fare l'amore con la tua figliola. Cosa? La mia figliola è tua figliola? Ma ti sei scema, per piacere. Sì. Io ne voglio bene alla mia figliola, ma non te ne parla nemmeno. E siccome ne voglio tanto bene anch'io al mio figliolo, non te lo puppi, no. E ci mancherebbe altro, piuttosto guarda, lo mando nella legione straniera, te lo dico io. E tanto ci ho durato poi una fatica per farmelo bello, sano e onesto, a darlo a te, no bella. Ho paura. Di cosa? Ma non senti niente. Tutta la mattina che urlano, litigano. Figurati se ci ascoltano. Ci ascolteranno, ci ascolteranno. Sarà meglio andare là. Avete chiacchierato, avete chiacchierato, avete fatto un branco di discorsi, ma cosa avete concluso? Un bel nulla. Non ti preoccupare, è tutto a posto ora. Ci ho pensato io a mettere la sua a posto. E invece non è niente a posto, Bellina, perché ora ce n'è anche per Sergio. No, cara, Te Sergio non la ci sta, perché Sergio è mio figliolo. E lei è la mia figliola. Ora mia per caso la pelle dell'occhio te la porto a Ma te sei dal cinema, per piacere, perché figliolo te la tenevi fra le gambe. La tua figliola. E ci mancherai di te qua. Attenta. Finì? La muletta è finì? Ma che figura ci si fa con la gente? Potrebbero pensare che siamo una famiglia di lecchioni. E invece non è meglio, in quest'altra non ce ne chiamavi e per te ci fa la figuraccia. Hai appetito? Penerona, intanto mi comincia parecchia. E te, bella donna, chiama il maresciallo di Nissimonda e riordatevi che in quest'altra comando io, comando. Avete capito? Io comando. E ci mancherebbe altro che mi venisse le mosche sul braccio. E perché senta a te? Sor Carlo! Il lancio è pronto! Come sei durata! E tu m'ho sdraiata! Mamma mia!